Siamo in Via Tenea, mancano ormai poche ore alla fine di questo 2012. Vediamo gli agrigentini come si preparano a passare il Capodanno. Ma con la crisi che c'è, c'è poca di disponibilità di soldi, quindi una cenetta così e poi a ballare con le serate che ci sono organizzate e basta. Come vi state preparando a questo Capodanno? Normalmente come sempre, niente di particolarmente diverso dagli altri anni, in famiglia, con i figli, e speriamo che sia migliore in tutti i sensi il prossimo anno. Come vi state preparando a questo Capodanno? In maniera molto sobria, familiare e quindi senza eccessi. Quale sarà il suo budget quest'anno? Budget zero, abbiamo pagato l'IMU. Sì, abbiamo organizzato un veglione nel nostro paese, io sono di Ribera e ci stiamo preparando per questo veglione. E qual è stato il tuo budget per questo Capodanno? L'ingresso è abbastanza costoso, circa 30 euro a persona, quindi circa 30 euro, 40 euro a persona. E l'ingresso poi le bevande che acquisteremo all'interno si vedrà. Ma ci stiamo organizzando andando forse al veglione e poi decideremo quello che fare, come passare la serata e divertirci. Quale sarà il tuo budget per quest'anno? Ma sulle 35-40 euro. Tu invece come ti stai preparando a questo Capodanno? Probabilmente andremo al solito veglione a fine anno, si va a ballare, anche perché la piazza non offre nulla, quindi bisogna optare per quella scelta. Questo Capodanno? Vuoi una risposta? Non comment, lasciamo perdere, da paura. Niente, a casa, in famiglia, solite persone, soliti amici. Si cerca di stare tranquilli senza fare troppi sprechi. Come ti stai preparando a questo Capodanno? Ma benissimo, sono con la mia ragazza che mi sto organizzando per andare in una festa privata. E quale sarà il tuo budget per quest'anno? Pago 20 euro l'ingresso e poi eventualmente qualcosa da bere là dentro, comunque molto contenuto, senza strafare. E tu per Capodanno cosa farai?